Ciao a tutti, come state? Carico sempre meno video e sempre meno video, tra virgolette, belli come facevo prima, me lo state dicendo tutti. Dovete sapere, ragazzi, che non sempre è facile trovare idee o ispirazioni che possono rendere qualcosa bello, come ad esempio un video. E voi avete capito che io faccio un genere di video che, se non hai una idea bella, originale o comunque divertente in qualche modo, non è che proprio funzioni. Perché fateci caso, pensateci un attimo, io potrei fare qualsiasi tipo di video qui su YouTube, ci potrei provare. Non saprei fare quelli che giocano al computer dalla mattina alla sera e che riescono a recensire i videogiochi, perché io non sono un patito di videogiochi, anzi, a dire la verità, non ho mai giocato in vita mia, in poche parole, al computer. Però tutto quello che va adesso su YouTube potrebbe essere un'idea. Ciao ragazzi, oggi vi farò vedere le applicazioni che ci sono sul mio iPhone. Yeah! Allora, lo prendiamo. Allora, e questa no. Le giraffe sono in Africa con il collo lungo. Le mamme sono in Asia. Le giraffe sono in Africa e hanno il collo lungo lungo. Ce l'hai lungo? No. Questa nemmeno. Le giraffe stanno in Africa e hanno il collo lungo lungo. Le giraffe stanno in Africa e hanno il collo lungo il lungo collo. lungo. Su questa hanno già fatto il video, questa è già stata recensita. I biscotti allo zafferano sono nella biscottiera. I biscotti sanno di zafferano e sono nella, dove stanno? Nella biscottiera. Macelleria. Biscottiera. Miria. E conoscete WhatsApp? Non si? E beh, allora forse hanno già fatto il video. La Sara è la più bella del mondo. La Lara? Dov'è? Nel mondo. La Sara. La Lara. La Sara. La Sara. È la più bella del mondo. È la più bella del mondo. Più snella. Più bella. Del. Di cosa? Del mondo. Del tondo. Mondo. Vabbè, in sostanza, volete sapere cosa c'è sul mio iPhone? Esattamente le stesse cose che ci sono su ogni iPhone. E ciao, buona giornata. Vabbè, lasciamo fare. Alla luce di ciò, io credo che comunque, per quanto sia appunto stato divertente provare a fare queste cose per un attimo, sono contento del mio genere, di quello che ho portato, a partire da una storia d'amore che è stato uno dei miei progetti più riusciti, più andati, che sono piaciuti anche di più, quindi insomma è veramente tanto soddisfacente. E quindi io cercherò comunque di continuare a fare ogni tanto, quando avrò voglia, quando avrò tempo, video qui su YouTube in cui parlerò di quello che penso. E questo è YouTube, secondo me, questo è quello che era YouTube quando ho iniziato a caricare video. Io già facevo video dal 2011, ma ho cominciato a caricarli qui su YouTube nel 2012-2013, insomma. E YouTube c'era ancora, eravamo ancora a fine di questa ideologia qui, fino poi a sfociare tra il 2014-2015 in quello che è: io faccio video solamente per le entrate, veramente per le visualizzazioni, farmi vedere, pubblicità e quant'altro. Insomma, invece no, è bello fare YouTube perché ti racconti quello che provi, quello che senti, e racconti agli altri davvero quello che ti senti di raccontare con sincerità. E è questa la parola chiave di questo video, sincerità. E insomma, vabbè, questo era un discorso che mi andava di fare, e che non sapevo quando farlo, come farlo, e che quindi ho acceso la telecamera e l'ho fatto semplicemente. Quindi, che dirvi? Beh, vi saluto e vi auguro una buona estate, un buon proseguimento. Ci sentiamo e ci vediamo presto, spero, insomma. Ciao ragazzi.